qualche modo l'amministrazione comunale può migliorare il funzionamento della ZSR anche per soddisfare le esigenze dei commercianti. Sì, noi, la ZSR che nasce, diciamo, con l'intento di creare un ricambio nel parcheggio, nelle zone più sostanzialmente commercialmente affollate, e quindi è stato visto in un primo momento dal commercio barese come una novità positiva, nel senso che annullava quella sosta diciamo, improduttiva che durava magari un'intera giornata senza portare consumatori nelle zone interessate. E oggi soffre, questa ZSR oggi soffre perché da un piccolo sondaggio che noi abbiamo effettuato, circa il 20% dei posti auto riservati alla ZSR sono occupati da macchine che non hanno né pass né tantomeno alcuna forma di grattino di fuoco o quant'altro. Quindi sono 3-4 macchine a volte per isolato che occupano posti che potenzialmente potrebbero andare a potenziali acquirenti. Quindi noi chiediamo un controllo maggiore, un'effettiva attuazione della delibera che ha introdotto la zona sosta regolamentata, perché solo così si potranno ottenere, dal punto di vista commerciale ovviamente, quegli effetti positivi nei quali noi speravamo. Il rilancio del commercio attraverso le zone pedonali. L'iniziativa di stabilire zone pedonali non in circoscrizione è sicuramente un'iniziativa che noi abbiamo sposato, diciamo, dal primo momento. Mi sono permesso di suggerire, e continuo a ripeto, all'amministrazione comunale che le zone pedonali, per quanto provvisorie, non possono vivere di luce propria, nel senso che hanno bisogno di un area urbana consono a renderle effettivamente pedonali, a consentire la voglia di fluire da parte dei potenziali consumatori o di chi comunque voglia passeggiare per il centro o per le altre zone nelle quali questa zona è stata istituita. Io ho notato in questi giorni purtroppo una sostanziale desertificazione di queste zone, nel senso che oltre alle macchine sono spariti anche i passanti, nel senso che non c'è un'attrazione effettiva per queste zone. Mi auguro quindi che vengano pensate con un arredo urbano consono, e che si pensi anche a degli eventi da svolgere in questi nuovi spazi, e che vengano inevitabilmente, stando attenti ovviamente ai problemi e all'impatto che possono avere sul traffico, vengano in qualche modo allargate anche nel momento in cui ci saranno le alternative per parcheggiare nelle immediate vicinanze delle zone stesse.